Ciao ragazzi, oggi un'altra diretta da Edoardo della Turbocharger World. Dopo la grande connettività che c'è stata, quanto mi avete seguito sull'altra video che ho fatto, l'altra diretta che ho fatto riguardo alle sette regole per non rompere il turbo, oggi parliamo di quattro importanti cose da non fare con le turbine modificate. Allora, le turbine modificate so che piacciono a tutti, so che è un mondo particolare e tutti quanti si vorrebbero mettere, però devono essere fatte con cognizione di causa. Perché? Perché ci sono tante cose che noi nell'arco di 15 anni abbiamo visto, tantissimi problemi che noi abbiamo visto e che abbiamo sentito da parte dei clienti. E il primo tra tutti questi è quello di vedersi la turbina disintegrata nel giro di poco tempo, perché è stato chiesto al preparatore poco turbo lag. Ovviamente il preparatore, invece di il turbinista, invece di dire come stanno realmente le cose, perché le cose non sono così, o almeno sono così ma in parte, non gli ha dato spiegazioni e informazioni. Ovviamente il cliente ha guidato normalmente come guidano, come guida tutto il tempo, e ha fatto esplodere il turbo. Questo è un deficit di chi fa turbine, che ha solo il focus sulle turbine, ma la preparazione non la conosce in toto e soprattutto cerca di creare qualcosa che il cliente vuole. Allora, vi spiego, non è colpa vostra, nel senso che voi siete esperti di dove siete, dove più avete esperienza nel campo delle preparazioni e delle turbine. Dovete iniziare ad acquisire delle informazioni che non tutti vi dicono, come noi abbiamo fatto nel nostro videocorso. Stiamo dando delle informazioni, diamo delle informazioni molto molto importanti e molto molto selettive e che nessuno vi dice. E quindi che cosa c'è? Non si può cercare di trovare un turbo lag basso a discapito del tiro in alto. Il vostro grosso problema è che molti di voi tirano verso il limitatore, vogliono il turbo lag in basso, il turbinista vi mette una girante piccola, voi tirate, l'ultima parte dei giri create contropressione, temperature alte, il giro di poco tempo esplode. Ovviamente questo non viene detto che bisogna farlo scarico e tante cose che noi nel videocorso o nelle nostre o il nostro consulente, tra i tanti collaboratori che ho, se è consulente personale che rappresenta la Turbocharger World, quando ci contattate, vi chiede queste informazioni proprio per capire se c'è tutto tutto il contorno per poter fare una preparazione, per poter modificare il turbo, perché il turbo è solo l'ultima cosa da fare. Quindi evitate tassativamente le persone che vi mettono giranti grandi sulla parte di scarico piccola, originale. Non esiste, perché la parte di scarico inizia a diventare un imbuto. Diventando un imbuto, in automatico crea grossissimi problemi e esplodono. Vi capisco che spesso e volentieri siete delusi da chi vi ha preparato le turbine. Capisco che perché diciamo vi ha infranto quel sogno, perché vedete esplodere la turbina dopo poco tempo vi crea frustrazione, ma sinceramente continuate a essere tenaci e a seguire quello che è il vostro sogno nascosto. Quindi non fatevi assolutamente abbattere da alcune piccoli fallimenti. Avete solo ed esclusivamente sbagliato a contattare chi è che doveva farvi le turbine, e questa persona ha voluto fare solo esperienza con voi e vi usa come capro espiatorio. Quindi non vi preoccupate, cercate di sostituire, di cambiare e cercate un attimino di imparare qual è dai vostri errori. Un'altra cosa importantissima che molte volte mi confronto con altre persone che fanno turbine è la mancanza di conoscenza del rapporto tra aspirazione e scarico. Ci sono dei rapporti che le case già produttrici fanno, che non bisogna passare, perché altrimenti si va in una zona di rischio, alto rischio, ma quello che mi
mi fa un attimino rimanere a bocca aperta è che quando chiedo queste cose ad altri turbinisti, perché noi forniamo giranti di cavate dal pieno, essendo leader, che forniamo, noi vendiamo più di 500 giranti all'anno, mi ritrovo che non sanno quale sia questo rapporto. Questo rapporto è importantissimo per allontanare le possibili rotture. Quindi mi raccomando, è veramente importante anche questo fattore, che voi sappiate da chi andate. Fate un test, provate a chiederlo al vostro turbinista e dire: ma io ho sentito parlare di un rapporto tra aspirazione e scarico, quant'è? E poi scrivetemelo sotto direttamente nei commenti. E poi li commentiamo insieme, li commento anch'io direttamente dicendo chi è che sa e chi è che non sa. Quindi sono, diciamo che questo è uno dei tanti aspetti che noi utilizziamo nel nostro metodo Turbocharger Performance, che è studiare, progettare e realizzare una strategia adatta per ognuno di voi senza tralasciare niente e senza lasciare nulla al caso. Le turbine, quando si fanno, non sono due giranti messi assieme, ma ci sono formule, rapporti e conoscenza. E qui entriamo in un altro discorso che a me fa, diciamo, un po' arrabbiare, però so che succede così, che spesso e volentieri ascoltate amici, forumisti, chi è che dice la sua e tutto quanto. Allora, non sono contro ai forumisti e agli amici, ok? Questo non è da me, ma i forumisti e gli amici non conoscono realmente quello che volete fare, non vi conoscono personalmente, non vi fanno determinate domande per capire quali giranti prendere, quali giranti mettere per avere l'erogazione giusta tramite degli studi, tramite lo studio delle giranti e dei disegni. Non tutte le giranti sono uguali. Anche le stesse giranti con diverse dimensioni e diversi disegni, quindi non vuol dire 11 pale 6 più 6 o altre cose, ma la curvatura delle pale e determinati rapporti sulla girante stessa, sia in aspirazione che in scarico, porta a risultati diversi. Questo che cosa fa? Porta ad avere a vedere chi è che ha realmente una conoscenza e chi no. Chi è amico e chi è forumista, lui pensa per sé. Non pensa per voi, e visto che le preparazioni non ce n'è una per tutti quanti, ma c'è una giusta per ognuno di voi, non può darvi quelle soluzioni per poter arrivare al vostro risultato che state cercando. Quindi ascoltateli sì, ma affidatevi a dei professionisti che fanno questo lavoro e da diverso tempo e che seguono un metodo semplice, efficiente ed efficace. Mi raccomando, non ascoltate più di tanto o non fate troppo affidamento, perché altrimenti rischiate di fare tantissimi buchi nell'acqua. Quindi ascoltare sì, ma valutate bene e chiedete una consulenza a chi è nel settore da tantissimo tempo. Quindi non fatevi direttamente intrappolare da dei dogmi dettati da altre persone e soprattutto non lasciare che il rumore di altre opinioni vi possa far desistere o vi possa far cambiare la visione di dove volete andare. Il risultato è quello: andate da chi ha un metodo, andate da chi ha avuto risultati e che può dimostrare testimonianze reali con nome e cognome delle persone, e fare dove ci sono dei video in cui ci sono risultati sui banchi e via discorrendo, e lì sicuramente avrete una tranquillità, una maggiore tranquillità di una riuscita. Qua noi abbiamo tutto questo, abbiamo anche un metodo in cui c'è una grande connessione tra noi e voi, e soprattutto vi forniremo tante informazioni e anche foto. Quanti vi forniscono foto di chi fa le turbine, che vi forniscono foto della turbina, di come è stata fatta, della girante che è stata messa, per farvi interessare, per avere una connessione, per creare una sinergia? Quanti di questi? Scrivetemi anche questo sotto
a questa diretta. Ma questo discorso è legato anche, tutti questi discorsi, realmente a che cosa voi avete come necessità. Cioè, non esiste un turbo perfetto e se voi cercate solamente di seguire, come ho detto prima, delle influenze da parte di chi è il preparatore, ah, fai questo, fai te, non è giusto. E questo è un altro grandissimo errore, di seguire le mode, di seguire idee di altre persone che magari sanno solo di turbo, ma non sanno della preparazione a 360 gradi. Questo porta a rotture rovinose, a delusioni grandi, perché si prendono le macchine e non si va, e ricordate che questo ha un'influenza negativa su voi stessi, perché voi sicuramente inizierete a perdere fiducia nel mondo delle preparazioni, ma non per colpa vostra, ma solo perché magari avete scelto un team che non è giusto per voi o che non è un reale team. Quindi avere una sinergia insieme, ma è un'azienda in cui voi siete un numero e dovete far fatturato e non siete più una persona individuale. Ecco perché noi seguiamo dall'A alla Z il cliente, lo portiamo, lo informiamo, abbiamo fatto un videocorso, diciamo quali sono le caratteristiche che deve avere una preparazione per lui, creiamo un progetto personalizzato a sartoriale. Questo è importantissimo, ma questo non vuol dire che si fa la preparazione in generale. Noi lo facciamo anche ogni volta che voi ci date la vostra turbina per poter trovare la strada giusta. Non è semplice, vi dico la verità, abbiamo fatto i nostri fallimenti. È vero, non mi nascondo, abbiamo sbagliato. Ovviamente non vi abbiamo usato come cavie, se non in alcuni casi in cui vi informavamo che c'era delle possibili opzioni. Nuove soluzioni che potevano essere interessanti, però sempre avendo un rapporto di collaborazione e facendo tutto quanto chiaro, ok? Abbiamo fatto anche i nostri fallimenti. È proprio dei fallimenti che noi ci siamo rialzati, abbiamo trovato qual è stato il problema e ci siamo evoluti. Quindi noi abbiamo iniziato ad osare sempre di più, perché per noi il successo è legato al fatto di osare, osare, provare, testare, innovare e incrementare quelli che possono essere i limiti. Quindi, come direbbe il mio carissimo amico, alzare l'asticella, aumentare quello che è il limite che tutti quanti hanno e noi ancora di più, e cercare di trovare soluzioni nuove e innovative per farvi andare sempre più veloci, come è successo in tantissime BMW che noi abbiamo preparato. Molti ci dicevano che non era possibile, le abbiamo modificate le turbine, abbiamo avuto ottimi risultati e il cliente, dopo essere passato da 3, 4, 5 turbinisti, preparatori che dicevano non si può fare, è venuto da noi, l'abbiamo fatto ed è rimasto a bocca aperta perché diceva che non era possibile e quindi è stata una sfida nostra dimostrargli che le cose erano possibili. Quindi, diciamo che ricapitolando su questa diretta, le cose importanti sono non modificare le turbine solo in aspirazione, quindi desistete da chi vi dice solo questo, per avere poco turbo lag, ma poi alla fine poi rischiate di rompere perché tirate sempre ad alti regimi. Mantenere un certo rapporto di aspirazione scarico, quindi vedete un attimino se il turbinista che voi state interpellando conosce questa cosa o meno, che è una cosa essenziale, non è importante, ma essenziale per la salvaguardia del turbo. Non ascoltare o ascoltare ma all'atere amici e forumisti, in modo che così diciamo che vi diano l'input per poter affrontare o andare alla ricerca di maggiori informazioni su determinate cose, ma non prendete per oro colato, perché loro ragionano con la loro testa e voi con la vostra, e loro hanno la loro passione e le loro esigenze, mentre voi ce ne avete diverse. E la preparazione deve essere fatta sempre indipendentemente da qualsiasi cosa, quindi deve essere specifica, sartoriale e personalizzata. Quindi anche il turbo deve essere così. Se non viene fatto in questa maniera, rischiate di rompere il turbo, avere grandissimi problemi. Mi raccomando, importante anche è vedere l'olio e cercare di trovare
chi vi fornisce non solo il turbo, ma vi fornisce una consulenza a 360 gradi, perché il turbo può essere fatto in maniera eccezionale, ma se il contorno non viene fatto come si deve, rischiate di romperlo velocemente. Quindi mi raccomando, seguite, aspetto i vostri commenti, aspetto anche le informazioni che vi ho chiesto, ossia se il vostro turbinista sa i rapporti dell'aspirazione scarico, e magari scrivetemi anche le vostre che cosa vi è successo, le vostre vicende, che magari possiamo vedere insieme di trovare una soluzione. E se siete delusi da molti buchi nell'acqua, continuate, siate tenaci e vedrete che voi otterremo insieme a noi un risultato tangibile, un risultato che andrà nella strada che voi volete andare. Quindi mi raccomando, importantissimo, seguiteci su tutti i social, tutti i canali, quindi YouTube, Facebook, Instagram, siamo presenti e anche sul nostro sito abbiamo diverse novità. E mi raccomando, domenica tutti incollati su Facebook, perché ci sarà un'altra diretta in cui parlerò di che come si può leggere il grafico di potenza e che quali segreti che informazioni dà questo grafico, che nessuno vi dice, ma che leggendo un grafico potrete già dimostrare a tutti i vostri amici la differenza tra vedere solo i valori massimo e minimo e capire com'è l'andamento della macchina. Vi saluto e aspetto i vostri commenti. Ciao!